Primo colpo di Ben a Pescara per demolire i quattro edifici tra via Benedetto Croce e viale Amerigo Vespucci. Nella parte sud della città si chiude un capitolo sul degrado e si apre quello su una nuova viabilità. Tra 4 mesi al massimo, questa è la stima dei tempi di realizzazione del sindaco Carlo Masci, sarà realizzata un'arteria parallela a viale Marconi a 2 corsie grazie a un finanziamento di 2.077.000 euro di Fondo di Sviluppo e Coesione. In questa zona da 60 anni si parlava di aprire questa strada che collegava lo stadio al fiume passando per via Vespucci. Oggi ci siamo, finalmente abbatteremo questi ruderi che sono qui e che creavano un degrado notevole al centro della città, perché come avete visto lì dentro abbiamo trovato di tutto, abbiamo espropriato questi immobili. Il progetto prevede l'abbattimento di questi fabbricati e anche qui quando noi abbiamo chiamato i proprietari dopo tanti anni erano assolutamente increduli, pensavano che la cosa non si sarebbe mai avverata, invece questa amministrazione è l'amministrazione che fa diventare le cose impossibili possibili e le realizza. Il primo cittadino ha ricordato i vari interventi dall'amministrazione, dall'ex Enaip, nella cui area oggi esiste un parcheggio, a Via Lago di Borgiano, che vedrà presto una grande piazza al posto dei Tre Palazzoni. Altro obiettivo centrato, la strada a pendolo, cerniera fondamentale tra centro e periferie. E ora si attende anche di chiudere la questione del ferro di cavallo. Poi ci sarà una rotatoria, il rifacimento totale di quest'area, marciapiedi, strada, asfalto, il collegamento è preziosissimo e poi andremo verso via Benedetto Croce, anche via Benedetto Croce sarà interessata ad interventi di riqualificazione e rifacimento del manto stradale dopo aver risanato i marciapiedi e inserito le piante nelle aiuole dove mancavano.